Per Latina Empoli, Massimo Barchesi. Buon pomeriggio dallo stadio Francioni, dove la giornata è splendida, cielo sereno e temperatura di 12 gradi. Latina ed Empoli ripartono dopo la lunga sosta di un mese, criticata ampiamente dal tecnico dei toscani Maurizio Sarri, che senza troppi giri di parole ha definito ridicola. Squadre che avevano salutato il 2013 con due importanti vittorie esterne: il Latina 4-1 alla Spezia, l'Empoli 2-1 a Pescara. Qualche movimento di mercato da una parte e dall'altra, ma nella sostanza le due squadre sono più o meno le stesse di fine girone d'andata. Il Latina però presenta dall'inizio il neo acquisto Laribi, centrocampista italo-algerino provenienti dal Sassuolo. I pontini proveranno a rientrare tra le prime otto, sono ad un punto dalla zona playoff e lo faranno con la seguente formazione: 3-5-2 il modulo proposto dal tecnico Roberto Breda, che prevede davanti al portiere Jacobucci una linea difensiva formata da Brosco, Cotta, Fava ed Esposito, a centrocampo Milani, Crimi, Morrone, Laribi ed Alassan, in attacco Cisotti e Jonatas. Risponde l'Empoli 4-3-1-2 il modulo, in porta Bassi, linea difensiva formata da Laurini, Barba, Rugani e Isai, a centrocampo Signorelli, Valdifiori e Croce, in attacco Pucciarelli, alle spalle della collaudata coppia Tavano Maccarone, rispettivamente 12 e 8 gol. Dirigerà Rocca di Foggia. Sugli spalti c'è il quasi tutto esaurito, presenti circa 5.000 spettatori, una cinquantina dei quali giunti da Empoli. A te Filippo Corsini. Andiamo a Maccarone, linea mediana del campo, Signorelli, c'è Alassan su di lui che va a braccare, Alassan recupera la palla, poi Jonatas scivola, si rialza, ancora il brasiliano, zona tiro, carica al destro, Jonatas, palo esterno, ed eccola la prima conclusione della partita di Jonatas, con Bassi completamente immobile a guardare il pallone che ha scheggiato il palo alla sua sinistra. Prima palla gol dopo 28 minuti, palo esterno di Jonatas con una conclusione da circa 30 metri, ma il risultato è fermo sullo 0-0. Pallone all'indietro, la conclusione pericolosissima, poi c'è Valdifiori che controlla e di piatto sfiora il palo. La prima palla gol dell'Empoli, doppia palla gol, perché prima ci aveva provato Croce, conclusione che sembrava vincente respinta, pallone che è tornato fuori dall'area di rigore a Valdifiori, che ha cercato di piazzare con il piatto destro la sfera, che ha sfiorato però il palo alla sinistra del portiere del Latina Jacobucci. Del guardialine Empoli in vantaggio, ha segnato Tavano, cambia risultato allo stadio Francioni alla mezz'ora della ripresa, Latina 0 Empoli 1. Tavano, a te Matteo. Rimane il seguente. Il pareggio del Latina, Jefferson, scusa Corsini, 33esimo della ripresa, Latina 1 Empoli 1, a te. E allora tutto in 3 minuti, è successo tutto davvero in 3 minuti, con il botta e risposta fra l'Empoli e il Latina. L'Empoli si era portato in vantaggio alla mezz'ora con la combinazione Maccarone Tavano, Tavano con un tocco ha battuto da distanza ravvicinata a Jacobucci, 13esimo gol in campionato per Tavano. Vediamo il fuorigioco, però fuorigioco di Pucciarelli, gioco fermo, punizione per il Latina. Dicevo Tavano, 13esimo gol in campionato per lui, Tavano però sostituito poco fa da Simone Verdi, giovane attaccante di scuola Milan. Contemporaneamente è entrato anche Castiglia per Croce, doppio cambio operato dunque dal tecnico dell'Empoli Maurizio Sarri. La risposta del Latina perentoria al 33esimo con un cross dalla destra di Crimi, colpo di testa di Jefferson, non impeccabile dobbiamo dire, il portiere Bassi che si è lasciato sfuggire il pallone sotto il proprio corpo, pallone che si è insaccato beffardamente alle sue spalle. Dunque Jefferson, che è stato schierato nel corso della ripresa al posto di Cisotti da Roberto Breda, l'attaccante brasiliano, è giunto al terzo gol in campionato. Dunque è durato 3 minuti per il momento il primato in classifica dell'Empoli, che aveva scavalcato il Palermo, ma ora siamo come prima con l'Empoli che resta al secondo posto, ma ci sono ancora 10 minuti più recupero da giocare, 1-1 fra Latina ed Empoli. Novara, per sapere quanto manca a Palermo alla conclusione, 40 secondi più recupero, e invece a Latina 1 minuto e 40 secondi recupero compreso. Allora Palermo, vai fino al termine, vai. Attenzione, attenzione, il Latina in vantaggio, il Latina in vantaggio al 48esimo, ha segnato il macedone Riskoski, clamoroso davvero al Francioni con il Latina che ha ribaltato il risultato, Latina 2 Empoli 1. Palermo, Guelli, a te. E Novellino protestano, scusa Guelli, il finale dal Francioni, Latina batte Empoli 2-1, a te. Grazie, sentiamo se possiamo parlare con Barchesi, prego, a te la linea. Sì, questo gol arrivato a 60 secondi dal fischio finale, c'è
stato un cross dalla sinistra di Alassane, la difesa dell'Empoli che si è dimenticata clamorosamente di Ristoschi, che è posizionato sul secondo palo, ha messo a segno il gol pesantissimo che ha consentito a Latina di vincere, primo gol in campionato per il giocatore arrivato qui a Latina in prestito dal Parma. Dunque 2-1 per il Latina, tra poco per il commento finale, a te Corsini.